Come sono emozionato! Sono anni che nessuno mi affoga più nel torrente. È un piacere accontentarti. Grazie. Cosa c'è, Manu? Che ha fatto Pugsley? Peggio di quanto credessi. L'ha indossata. Non è possibile. Cercherò di essere un bravo bambino. Obbedirò ai miei genitori, non dirò parolacce e aiuterò i vicini. Il mio malvagio Pugsley. Un boy scout. Sono una madre finita. Morticia Gomez. Io non so cosa dire. Querida, non disperare. Troveremo una soluzione. È sempre stato un così bravo ragazzo. Giocava tra le lapidi, seppelliva tutti i suoi amici. Lo so, lo so. Oh, Gomez. Dov'è che abbiamo sbagliato? Hairy. Delightfully very. It's the Addams Family. Welcome to the Addams Family. Go into the Addams Family. Come into the Addams Family now. Snap, snap. Succede? Guarda, la mia cucina è pulita, è profumata, è disinfettata. È rovinata. Quale mostro può aver fatto una cosa del genere? Ci avevo messo anni per far accumulare la sporcizia. Ero riuscita a farla arrivare a uno spessore ottimale. Guarda il pavimento. È tutto lustro. Non c'è più una crosta da grattar via per merenda. Non senti un odore strano? Oh, è da laggiù che proviene, da quel tavolo. Torte di mele. Sarà meglio che chiami immediatamente la polizia. Ottima idea. Dobbiamo scoprire chi è questo vandalo prima che possa distruggere la cucina di qualcun altro. Pronto, centralino? Mi passi subito la polizia. Fester, riattacca. Leggi qui. Alla mia adorata e dolce nonnina con affetto, il tuo Pugsley. Pugsley? Avanti, portiamo via questa robaccia. Se Morticia vede la cucina in questo stato, le viene sicuramente un infarto. Il mobiletto per le spezie e i fiori passino pure. Ma che bisogno c'era di rovinare il mio calderone? È così lucido che sembra uno specchio. Quel ragazzo non ci sta più con la testa, è pericoloso. Io gliel'avevo detto che non era il caso di mandarlo nei Boy Scout. Che manca solo che cominci a giocare col meccano e che di giorno sia sveglio e la notte dorma. Io finché non torna in sé chiuderò a chiave la porta della mia camera. Non vorrei che mettesse le mani sulla mia... dinamite! Le mie adorate bombe! Oh, le mie lance! Non è possibile! Ha ripulito tutto il mio armadio! È terribile! Voleva buttare via tutto! È roba da matti! Adesso basta! Bisogna fermarlo prima che sia troppo tardi! Ah!
nella stanza. Io non ce la faccio più. Lo so, cara. Finché le cose non si sistemano, puoi dormire nella cripta. È tutta colpa tua e di Gomez. Lo avete sempre viziato. Che vuoi dire? Guardati intorno. Ci sono un po' di giocattoli, e allora? Un letto di chiodi non è un giocattolo qualunque. Ah. Fu un regalo per i suoi 5 anni. Grazie, cara. E guarda qui. Io alla sua età me lo sognavo di far saltare in aria tutto un cimitero. Mamma era troppo severa. E che mi dite di quest'altro gioiellino? Non è di Paxley, è di mercoledì. Oh, fantastico, state viziando anche lei allora. Mercoledì, ti prego, sto parlando. Per me è stata quella setta che l'ho attraviato. È quello che penso anch'io. Fa delle cose troppo strane. Non volevo dirtelo, ma ieri l'ho visto che giocava con una mazza. Che bello, e a chi la dava in testa? Ci giocava a baseball. Baseball? È uno sport. Si pratica all'aperto, con altre persone. Oh no, che cosa possiamo fare? Aspettiamo qualche giorno. Se la situazione non migliora, entriamo in azione. Altrimenti ci penso io a rimetterlo in riga. Sembra carina così. Vuoi giocare con me? Certo. Guarda, sai giocare a dama. Non dirò niente alla mamma. Questa volta almeno. Vieni qui. Prendi questo. Mercoledì, questo è un filo elettrico. Rischiamo di mandare a fuoco la casa. Lo so. Anche con questa. La mamma ha ragione. È stata quella setta a traviarti. Non è una setta, è un gruppo di Boy Scout. È divertente, ci sono anche dei gruppi per femmine, le giovani scout. Potresti unirti a loro. Ti piace? Sei uno schianto. Oh, Tish, andiamo nel sotterraneo. Cerca di controllarti, Gomez. È una parola. È per Paxley, vero? Mi dispiace, tesoro. Non riesco a pensare ad altro. Ti capisco. Chi si aspettava di avere un figlio pieno di problemi? Posso entrare, figliolo? Spero di non disturbare. No, sto aggiustando questo filo. Perché? Ti ci potresti divertire a prendere la scossa. Da, ti faccio vedere. Sei matto. Può essere pericoloso. È per questo che lo stavo isolando. Senti, ho saputo che hai spento un meraviglioso incendio. Certo, poteva ridurre in cenere tutta la casa. È più grave di quanto immaginassi. Questo tuo nuovo gioco non è male. Però, visto che fa soffrire tua madre e tua sorella, è meglio interromperlo. Hai capito, Pugsley? Credo di sì. Ora ti riconosco. Paparino. Sì, figliolo. Mi aiuti ad attaccare questo distintivo dei Boy Scout? Sta attento, mano. Non è una pista da rally. Com'è andata, caro? Un fiasco. Mi ha persino chiamato Paparino. Meno male che a me non ha mai detto mammina. È duro ammetterlo, ma come padre sono un fallito. Lerch, che colorito roseo che hai. Ti senti male? Segua me. Io sono il capogruppo Smedley. C'è Pugsley? Tish, che facciamo adesso? Ehi, signor Adams, apra!
Mano, cerca uno psichiatra. Dottor Bloodman, dal nome promette bene. Studio del dottor Bloodman. Sono Morticia Adams. Abbiamo una grave emergenza. Non c'è motivo di allarmarsi. Tutto si risolverà. Basterà un po' di Prozac, qualche piccola scossetta con l'elettroshock. Elettroshock? Quasi quasi mi curo anch'io. Ma non è mia moglie che non sta bene. Siamo qui per il nostro Pugsley. E che cos'è un Pugsley? È il nostro figlio. Vedete, ai bambini piccoli i nomignoli piacciono molto, ma crescendo li trovano mortificanti. Qual è il suo vero nome? Pugsley. Andiamo avanti. Qual è il suo problema? Prima ha cominciato col vestirsi in un modo orribile. Heavy metal. Magari sarebbe un progresso. Davvero? Ma il peggio è venuto dopo. Dovrebbe vedere i suoi amici della setta. Ma cosa si fa serio, non trovi? Vedete, parecchi hanno di questi problemi con i loro figli. Amicizie strane, abbigliamento anticonformista. E Pugsley vuole solo attirare l'attenzione. Quindi non fate lo sbaglio di inibire le sue fantasie infantili. Assecondatelo nei suoi nuovi interessi. Invitate i suoi nuovi amici della setta a giocare a casa vostra. Questo mai! Alt! Aioho! Molto piacere, signori Adams. Sono Jerome Smedley, il capo gruppo di Pugsley. Su, ragazzi, presentatevi. Io sono Biff. Io sono Willy. Io sono Arthur. Io sono a terra. Questi sono per lei, signor Adams. Li ho colti nel giardino di mia madre. Beh, dille che con una spruzzatina di acido si libererà di queste erbacce. D'accordo. Mettetevi pure comodi. Dunque, signori Adams, il vostro Pugsley vi ha già detto della super gita che stiamo organizzando? Oh, Gomez, non so se potrò assecondarlo in tutto. Sì, faremo delle lunghe escursioni e canteremo intorno ad un falò. Falò? Questa sì che è un'idea. Mercoledì, che cosa stai pensando? Che quando seppellisci viva una persona è meno disumano se prima le dai da mangiare. Così almeno non soffrirà la fame. Ah! Willy, vieni qui! Willy! Ci passo io, signore! Torna qui, non ce l'aveva con noi! Ecco, ragazzi, facciamo un bel falò! È una magnifica idea! Oh. Signor Adams, è diventato matto! Fermo, papino! Ma che diavolo volete fare? Mi sembra evidente, vogliamo accendere un falò. Siete matti, non potete accendere un falò dentro casa! Perché no? Noi lo facciamo sempre! Ah, via qua! Corroborante. Andiamo via. Questo posto mi dà i brividi. Eccola che arriva. Lo sai, non hanno ancora trovato una cura per il vaiolo. Vattene via. Sei diabolica. Lo sento che la mia pelle diventa più pallida. Come si roderanno il fegato quelli dell'obitorio? Quanto mi sei mancato. Vieni a fare una nuotata. Ma come faccio a nuotare con un'ancora appesa al collo, Mercoledì? Non fare il bambino. Nostro figlio. È un piacere rivederlo affogare nel fiume. Lo so. Ed è meraviglioso essere di nuovo una grande, infelice famigliola, tesoro.